Dalla Commissione europea arriva un nuovo via libera al sostegno alle imprese italiane danneggiate dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Bruxelles ha infatti annunciato che le modifiche al regime di garanzia italiano, che comprendono un aumento del bilancio fino a 23 miliardi di euro, sono conformi al quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo scorso e poi modificato a luglio e ottobre. L'Italia, con l'ultimo intervento, ha introdotto una misura che prevede aiuti di importo limitato fino a 7 milioni di euro per coprire i premi di garanzia a determinate condizioni, oltre alla proroga al 31 dicembre 2023 del periodo per il quale può essere concesso l'aiuto. Inoltre è stata introdotta la possibilità per le imprese a forte consumo di energia di ottenere garanzie per coprire il fabbisogno di liquidità. Questa misura è valida per 12 mesi per le piccole e medie imprese e 6 mesi per le grandi imprese. Secondo la Commissione, il regime di aiuti varato dall'Italia rimane necessario, adeguato e proporzionato. Il quadro temporaneo di crisi consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Nel 2021 le imprese titolari di rating di legalità finanziate dal sistema bancario sono state oltre 13.000, il 30% in più rispetto all'anno precedente. Lo rende noto la Banca d'Italia. La percentuale delle imprese finanziate che hanno avuto benefici grazie al possesso del rating di legalità è stata pari al 70%, 11,2 punti percentuali in più rispetto al 2020. I benefici riconosciuti alle imprese si sono concretizzati principalmente nella riduzione dei tempi di istruttoria e nell'applicazione di migliori condizioni economiche in occasione della concessione o della rinegoziazione del finanziamento. In sede di prima istanza di finanziamento, i tempi di istruttoria si sono ridotti in quasi 9 casi su 10, un valore in linea con quello della scorsa rilevazione. Il miglioramento delle condizioni economiche si è verificato soprattutto in occasione della rinegoziazione del prestito. Le imprese che non hanno conseguito benefici dal possesso del rating di legalità sono state 3.947, pari al 30% del totale delle imprese finanziate. Nel 56,1% dei casi l'assenza di benefici è dipesa dalla mancata dichiarazione del titolo da parte dell'impresa nel corso dell'istruttoria. Il turismo diventa sempre più sostenibile e cala l'impatto dei viaggi sulle emissioni. È uno dei dati resi noti durante il Global Summit a Riyadh dal World Travel and Tourism Council. Analizzando il periodo tra il 2010 e il 2019, emerge che, a fronte di una crescita media annua del PIL del settore pari al 4,3%, l'impatto sull'ambiente è aumentato del 2,4%. Nel 2019 il comparto turistico ha inciso sulle emissioni dei gas serra per l'8,1% a livello globale, contro l'11% del passato. Un risultato legato allo sviluppo di nuove tecnologie e all'introduzione di misure di efficienza energetica che hanno avuto ricadute su tutto il settore. Julia Simpson, presidente e CEO del World Travel and Tourism Council, sottolinea che questi dati forniranno ai governi le informazioni dettagliate di cui hanno bisogno per compiere progressi rispetto all'Accordo di Parigi e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I viaggi e il turismo stanno facendo passi da gigante per la decarbonizzazione, ma per il World Travel and Tourism Council i governi devono definire il quadro, con incentivi per aumentare la produzione di carburanti per l'aviazione sostenibile e un maggiore utilizzo di energia rinnovabile nelle reti nazionali. Ancora un aumento dello 0,50% del costo del denaro in Europa. Siamo ormai arrivati a 2,50% complessivo. L'argomentazione frenare l'inflazione che in Europa ha raggiunto e superato il 10%, frenando i consumi attraverso l'aumento del costo del credito e quindi difficoltà ad accedervi, tutto questo frena poi anche l'inflazione. Noi continuiamo ad essere di avviso diverso, il danno oggi è proprio quello di frenare i consumi, potrebbe provocare la chiusura di decine di migliaia di aziende ed il licenziamento di centinaia di migliaia di lavoratori.